Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi del secondo innominabile. Perché ieri abbiamo parlato di colui che non si può nominare, ovvero Fortuna Wallace, che tra l'altro ho appena nominato. Oggi invece parleremo del secondo innominabile, ovvero Rizza Durmisi. È stata ufficializzata un'offerta del Besiktas per Rizza Durmisi, un'operazione molto simile a quella che potrebbe portare Wallace al Wolverhampton, ovvero prestito oneroso a 1.100.000 euro con diritto di riscatto, con la Lazio che spinge per un obbligo di riscatto, perché la società non è stupida ragazzi, la società come noi tifosi vede quali sono le prestazioni dei giocatori durante tutto l'anno ed è abbastanza evidente che giocatori come Patrick, Wallace e Durmisi abbiano fatto un casino quest'anno. Ecco, il fatto che la società stia spingendo in entrambi i casi sia per Wallace che per Durmisi per un obbligo di riscatto è la dimostrazione della volontà del club di cedere questi due giocatori, ecco, che sarebbe un enorme passo avanti per la Lazio, visto che si tratta di due esuberi, tre considerando anche Patrick. Anche se io devo essere onesto, spero di cuore che il Wolverhampton ceda ad un obbligo di riscatto per Wallace, mentre non ne sarei così sicuro per Durmisi. Io per Durmisi preferirei un diritto di riscatto e adesso vi spiego perché. Allora, mentre Wallace è alla Lazio da 3 anni e ormai lo conosciamo, è da 3 anni che fa casini, è da 3 anni che ci impicca le partite, è da 3 anni che ci impicca la stagione, partendo da quell'orrore che ha fatto nel derby di Strootman, continuando con l'orrore a Napoli lo scorso anno e finendo con l'orrore che ha fatto quest'anno contro l'Atalanta. Durmisi è alla Lazio da 1 anno e tra l'altro non ha avuto così tante occasioni per mettersi in mostra, visto che insomma ha avuto anche un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per parecchi mesi. Aveva iniziato bene, e questo lo si deve ammettere, aveva iniziato bene quel primo mesetto e mezzo, e a mio avviso aveva anche dimostrato di poter essere una degna alternativa di Lulic lì sulla sinistra. Non parlo di titolarità, parlo di una degna alternativa di Lulic lì sulla sinistra, perché ripeto, aveva iniziato bene, poi ha avuto quell'infortunio in Germania contro Francoforte ed è tornato dall'infortunio un po' titubante, anzi molto titubante, per poi finire a commettere quel fallo da rigore su Musacchio contro il Milan, che è stato deleterio perché noi tifosi ci ricordiamo soltanto quello, ecco, ormai Durmisi lo ricordiamo per quel fallo da rigore su Musacchio che alla fine ci ha complicato la stagione, ci ha complicato il campionato e lo ricordiamo per quello. Io a Durmisi darei una seconda chance, lo farei giocare in prestito per un anno al Besiktas, lo farei giocare ragazzi, sottolineo giocare, lo farei riprendere dall'infortunio, dal trauma dell'infortunio, e poi magari tra 2 anni può essere utile alla Lazio, ecco, tornerà alla Lazio se comunque al Besiktas è migliorato e soprattutto ha giocato e può essere utile alla Lazio, allora bene, lo fai restare, altrimenti lo cedi a titolo definitivo, ecco, questo è quello che intendo. Non lo so ragazzi, preferirei che sia il Wolverhampton a cedere ad un obbligo di riscatto per Wallace invece che il Besiktas per Durmisi, anche se apparentemente da quello che ho letto sembra essere proprio il Besiktas la squadra che può cedere ad un obbligo di riscatto invece che il Wolverhampton. Perché? Perché il Wolverhampton può pure permettersi di tentare con altri obiettivi, con altri giocatori per la difesa, mentre il Besiktas sembra che abbia proprio scelto Durmisi per il dopo Adriano lì sulla sinistra, per sostituire Adriano. E quindi sembra che possa essere proprio il Besiktas a cedere ad un obbligo di riscatto per Durmisi. Ragazzi, non lo so, vediamo come andrà. Quello che mi importa in questo momento è che la Lazio riesca a piazzare questi due esuberi, Durmisi e Wallace, ecco. Non importa come, non importa dove, l'importante è che li piazzi e che magari possa avere anche un income
un incubo, no? Ditemi che cosa ne pensate, ragazzi. Io vi ho detto la mia. Se in questa finestra di mercato la Lazio dovesse cedere in prestito non sia Wallace che Durmisi, sarebbe un passo avanti grandissimo per noi, per tutti quanti. Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!